questo evento Scuola Futura Caserta, il Liceo Manzoni si è occupato dei corsi di formazione per dirigenti, docenti di ogni ordine e grado. Attraverso due aule formative ed una decina di workshop formativi ci siamo dedicati alla classe docente perché si potesse utilizzare una possibilità di formazione specifica su quelle modalità della mediazione didattica che a livello tecnologico potessero raccontare la scuola del futuro. E questo attraverso le più innovative pratiche didattiche, di tutte le possibilità che il corpo docente ha di adeguarsi ad una scuola che non solo è cambiata, ma che cambierà e che è in continua evoluzione. Abbiamo avuto una grande partecipazione, soprattutto quello che ho notato come formatore è che gli insegnanti tutto sommato hanno voglia di avvicinarsi a questi ragazzi che sono nativi digitali e hanno voglia di trovare quel trade union che purtroppo molto spesso deve unire noi di una generazione ormai un po' fuori, un po' lontana dal digitale, ai ragazzi che invece ci sono veramente dentro. Il corso che io ho scelto, essendo un insegnante di storia dell'arte, è proprio quello sui tableau vivant, un progetto che ho fatto già in classe con i miei alunni, però mi interessava proprio conoscere nuove tecniche, nuove applicazioni e la relatrice, la professoressa Rosanna Di Costanzo, ci sta dando delle nuove informazioni per come rendere l'arte più vicina ai nostri studenti e quindi per entrare proprio nel vivo dell'opera d'arte. Abbiamo coinvolto i docenti in attività di manuali utilizzando appunto concetti di natura analogica, per cui con la stampante 3D i docenti hanno iniziato a creare degli artefatti cognitivi e a integrarli nel loro processo di insegnamento e apprendimento. Fondamentalmente stanno sviluppando delle nuove competenze di approccio a queste metodologie innovative. E le impressioni sono di un laboratorio molto innovativo, rispondente a quelle che sono le esigenze di una nuova scuola e soprattutto anche alle esigenze di una nuova classe di docenti e soprattutto di studenti. Sono studenti digitali, nati digitali, studenti che vogliono un'innovazione nella didattica, quindi queste metodologie di making and thinking in effetti contribuiscono proprio ad attirare la partecipazione, la motivazione dei ragazzi.